Amici sportivi, ben trovati. Oggi a Panchine Bianconere parliamo di un tecnico che nell'Udinese è rimasto seduto per 4 stagioni di seguito, oltretutto in Serie A, Enzo Ferrari, che è stato l'allenatore niente meno che di Arthur Dzeko e di altri grossi calibri che hanno indossato la maglia bianconera. Ferrari è nato a San Donà di Piave il 21 ottobre 1942. Suo padre Gino era uno sportivo, era l'allenatore di Moreno Argentin, uno dei migliori ciclisti italiani del dopoguerra, ed è stato proprio il padre a trasmettere a Ferrari la passione per le due ruote. Ferrari ha iniziato a correre a livello amatoriale, poi si è cimentato nella categoria allievi, ha vinto anche qualche gara, ma contemporaneamente si dilettava a giocare a calcio e prometteva, era un talento, tant'è che a un certo punto doveva decidere ciclismo o calcio. Naturalmente qualcuno lo ha anche consigliato, no, è preferibile che tu faccia il calcio, sei un talento, e così è stato. Si è formato nelle giovanili del San Donà, poi dal San Donà ha cominciato il su e giù per l'Italia, ha cambiato continuamente squadre, è andato a giocare nel sud, poi al centro, poi nel nord e viceversa. Ha cominciato, dopo l'esperienza con il San Donà, nel Forlì ed ha compiuto un primo importante salto di qualità. Con il Forlì ha evidenziato la sua qualità migliore, quello che è stato il suo marchio di fabbrica come calciatore, un tiro potentissimo con il piede sinistro. Ma nella carriera Ferrari, oltre a giocare da ala sinistra, ruolo che ha occupato nel San Donà di Piave e nel Forlì, ha ricoperto in pratica tutti i ruoli tranne quello del portiere e quello del libero. Dopo l'esperienza sicuramente positiva con il Forlì, è passato all'Arezzo, altro salto di qualità. Con l'Arezzo ha militato per 3 stagioni, sino al 1967, segnalandosi tra i migliori della formazione aretina, tanto che a lui si erano interessati alcuni osservatori del Milan. Sembrava a un certo punto, stiamo parlando dell'estate del 1967, che Ferrari dovesse approdare proprio al Milan. Niente da fare. Sul filo di lana il Milan è stato presieduto dal Genoa e con il Grifone Ferrari, sempre agendo da ala sinistra, ha fatto un ulteriore salto di qualità. Il tiro potentissimo, ma anche alcune valide giocate, hanno tenuto a galla il Genoa, quel Genoa che non era granché, che ha rischiato addirittura di terminare in Serie B. Ma è stato Ferrari a salvarla dalla caduta nel burrone. È stato Ferrari a segnare 2 gol il 7 luglio 1968 in Genoa-Messina 3-0. Era una gara di straordinaria importanza, era una gara per gli spareggi, per evitare appunto la caduta nella serie inferiore. Dopo la splendida stagione trascorsa al Genoa, lo vuole il Palermo e in terra siciliana Ferrari fa un ulteriore salto di qualità. Vi rimane 4 stagioni, 3 delle quali nella massima categoria, è uno dei migliori. Gioca non solo alla sinistra, ma anche centravanti, mezzala, persino il terzino, fa anche lo stopper, il mediano di spinta. E insomma è l'anima dei rosanero. Disputa in 4 anni 126 incontri, segnando 22 reti. Famosa quella realizzata il 21 dicembre 1969 all'Olimpico contro i giallorossi. Roma 1, Palermo 1, è il Palermo che passa in vantaggio al minuto 44 del primo tempo, grazie ad una rete di Ferrari, il quale, dopo aver carpito la palla all'attaccante romanista Peiro al limite dell'area, avanza di una decina di metri e poi vede che in avanti è libero l'attaccante Troia. Decide di fargli un lancio, ma il vento impetuoso che soffiava all'Olimpico
modifica la traiettoria, la allunga, per cui il lancio diventa un tiro in porta, pensate, da 70 metri. Il portiere della Roma è fuori dai pali, è 10 metri davanti alla porta, per cui viene sorpreso da questo lancio di Ferrari e tra la sorpresa del pubblico che rimane ammutolito, il Palermo passa in vantaggio. Ferrari viene tuttora ricordato come il giocatore che ha stabilito il record del gol segnato da più lontano. Dopo la felice esperienza di Palermo, Ferrari passa al Monza in Serie B. Il suo rendimento non è dei migliori, ma comunque il suo dovere lo ha fatto nel modo egregio, l'impegno è sempre stato quello ottimale, ha garantito anche 4 reti. Poi dal Monza è passato al Livorno, 2 reti in 27 partite e nel 74 lo vuole l'Udinese del presidente Pietro Brunello e Ferrari vi rimane 2 stagioni disputando 59 incontri impreziositi da 9 reti. È il 1976 quando si chiude la sua avventura da calciatore con l'Udinese. Il 76 è anche la data che suggella il cambio di proprietà. Brunello cede il suo posto a Teofilo Sanso, mentre Ferrari continua a giocare dapprima nel Clodia Sottomarina, poi nel Conegliano, di cui diventerà anche allenatore. Nel 1979 l'Udinese di Sanson e di Franco Dalcin lo vogliono l'Udinese, gli affidano la formazione primavera. Ferrari è anche iscritto al supercorso di Coverciano che è diretto da Italo Allodi e nel 1980 è promosso a pieni voti. Nel frattempo la squadra primavera va che è un piacere, è la più forte d'Italia. Vince e segna in quantità, è un divertimento vederla giocare. Ferrari nell'ottobre 1980, esattamente il 5 ottobre 1980, debutta alla guida della prima squadra. Dopo le prime 3 giornate il presidente Sanson è infuriato nei confronti dell'allenatore che è Marino Perani, decide di dargli il ben servito e in attesa dell'arrivo del nuovo tecnico che sarà Gustavo Giagnoni affida la squadra nella gara casalinga con la Fiorentina proprio a Ferrari. Questi fa debuttare in mediana il giovane Papais con il compito di cercare di contenere, e ci riuscirà nel modo migliore, la mente del gioco dei Viola Antonioni. Poi arriva Giagnoni. Ferrari torna alla guida della primavera, ma ecco che alla prima di ritorno l'Udinese, che è in cattive acque, perde a Milano contro l'Inter, 2-0 per i nerazzurri. Sanson non ne può più di Giagnoni e manda in avanscoperta a parlare con il tecnico il vicepresidente, che è Lino Midolini, che ha il compito in qualche modo di trovare una soluzione per il cambio della guardia. Midolini affronta in sede Giagnoni, gli dice chiaro e tondo: mister, domenica si dia malato, la formazione la faremo noi. Immaginatevi quale è stata la reazione di Giagnoni. Hanno fatto fatica a trattenerlo e inevitabilmente si è rotto proprio quel giorno il rapporto tra il tecnico sardo e l'Udinese Calcio. È stata la fortuna del club bianconero, è stata la fortuna di Ferrari, perché Ferrari è stato richiamato alla guida dei bianconeri, non più temporaneamente, ma definitivamente promosso responsabile della prima squadra. L'Udinese ha cambiato gioco, più spettacolare, più concreto. Ferrari ha dimostrato coraggio, ha mandato in campo giovani della primavera, Borin, Miano, Cinello, Gerolin, ancora Papais,
E alla fine, anche con un pizzico di fortuna, l'Udinese è riuscita a rimanere in A. Si è salvata grazie alla vittoria nell'ultimo atto del torneo 1980-81, 24 maggio 1981, battendo al Friuli davanti a 40.000 spettatori il Napoli per 2-1, con gol al minuto 44 della ripresa di Gerolin. Dopo quell'incontro, Sanson dichiara che per una questione di salute non è più in grado di rimanere alla guida della società. Rassegna le dimissioni. Il sindaco di Udine, l'avvocato Angelo Candolini, assieme al general manager Franco Dalcin, cercano un potenziale acquirente. Alla fine lo individuano nel presidente del secondo gruppo industriale d'Italia, il gruppo Zanussi, ovvero Lamberto Massa. Alla fine Massa accetta e il 28 giugno 1981 c'è il passaggio ufficiale delle consegne tra Sanson e Massa. L'Udinese diventa la 29esima società del gruppo Zanussi. Massa dà via libera a Dalcin per rinforzare la squadra e Dalcin porta a Udine Franco Causio, Pancheri, Cataneo, Muraro, poi Galparoli, De Giorgis, il brasiliano Pereira Orlando. È una squadra più forte rispetto all'anno precedente. Ferrari ovviamente viene riconfermato in pompa magna e l'Udinese nella stagione 81-82 si toglie non poche soddisfazioni, gioca sovente alla pari degli squadroni, si salva con largo anticipo, soprattutto all'innesto di Causio, più volte lo ha dichiarato Ferrari, si rivelerà il toccasana per il rilancio delle quotazioni del calcio bianconero. Causio ha ancora fame di successo. Causio è un esempio per il resto della squadra che lo segue in tutto. Non per nulla gli consegna anche la fascia di capitano. Ferrari rimane nel 1982-83. Nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede dell'Udinese, allora in via Cotoneficio, è Massa a dare l'annuncio del rinnovo della fiducia a Ferrari. È il 3 maggio 1982. Nel consuntivo Massa dice che la gestione di Enzo Ferrari è stata brillante, lo definisce abile, giovane allenatore. Con lui l'Udinese è in mani sicure. E nel 1982-83 l'Udinese fa un altro salto di qualità. Nel frattempo di Ferrari si accorgono anche i media nazionali ed esteri. Numerosi sono i giornalisti che vengono in Friuli ad ascoltare, a parlare, a intervistare Ferrari. Non rimangono mai deluso. Ferrari concede loro sempre uno spunto interessante per i loro articoli. Ma soprattutto Ferrari fa giocare al calcio, quello vero ovviamente, l'Udinese. Udinese che nel campionato 82-83, che è stata rinforzata con Edinho, che ha preso il posto di Orlando, con lo jugoslavo Suriak, con il portiere Corti, conclude in sesta posizione, sfiorando la qualificazione alla Coppa UEFA. Vince 6 incontri, i pareggi sono 20, le sconfitte sono limitate, 4 soltanto contro l'Ascoli 3-0, contro il Cesena 1-0, contro la Juve 4-0, ancora 4-0 il 24 aprile 1983 in casa contro la Sampdoria. Questa è stata la sconfitta che ha impedito l'Udinese di andare in Coppa UEFA, una sconfitta incredibile. Quella domenica però in panchina Ferrari non c'era, era squalificato, sostituito da Giovanni Galeone, che era diventato nel frattempo il responsabile della formazione primavera, e Galeone a fine gara dichiarerà che l'assenza di Ferrari è stata pressoché
determinante per la debacle contro la formazione ligure. Io ho notato che questa squadra risente molto, infatti, della mancanza dell'allenatore in panchina. È una squadra abituata forse a essere guidata. Ferrari viene riconfermato, ovvio, ha fatto non bene, benissimo. In Italia viene considerato un tecnico emergente, uno dei migliori allenatori. Piace il gioco dell'Udinese, un gioco, come ho detto, concreto, spettacolare. Ferrari si ispira a due suoi maestri, a Roberto Lerici per quanto concerne l'aspetto puramente tattico, a Giovan Battista Fabbri per quanto riguarda la brillantezza del gioco. E il primo giugno del 1983 ecco che giunge la clamorosa notizia che l'Udinese ha acquistato niente meno che il giocatore Artur Dzeko, allora il miglior calciatore al mondo. Il popolo bianconero è in festa, sognano tutti in grande, sognano lo scudetto. Ma l'Udinese deve fare anche i conti con alcuni ostacoli. Il primo 15 giugno Massa non è più il presidente della Zanussi, per cui l'Udinese non è più la 29esima azienda del gruppo. Non basta. I sindacati insorgono, il segretario generale della CGIL, Luciano Lama, se la prende con la Zanussi, ma come? Licenziate i lavoratori e spendete fior di quattrini per prendere Dzeko. Se ciò non bastasse, arriva la bocciatura di Sordillo, presidente della Federcalcio, che vieta il tesseramento di Dzeko e anche di Cerezo della Roma. Insorge il popolo friulano, insorge la società. Intervengono anche i parlamentari friulani. Niente da fare, Sordillo è sordo a qualsiasi tipo di protesta da parte dell'opinione pubblica e anche dei politici. Poi qualcosa cambia. L'Udinese fa ricorso alla giunta del CONI e questo organo esecutivo alla fine smentisce Sordillo e l'Udinese e la Roma possono tesserare il club bianconero Dzeko, quello romanista Cerezo. La notizia viene accolta con grandissimo entusiasmo in tutto il Friuli. Stavolta si può davvero sognare per lo scudetto e dopo la prima giornata a Genova, Genoa 0, Udinese 5, si parla apertamente di scudetto. Non solo si parla in Italia, ma si parla in tutta Italia. Questo argomento è il tema anche di alcune dichiarazioni nel pre-partita e nel dopo gara, protagonisti lo stesso Dzeko, poi Ferrari. Nel girone di andata di quel campionato le cose vanno bene, l'Udinese naviga in quarta, quinta posizione, è una media che garantirebbe la partecipazione per la prima volta nella sua storia alla Coppa UEFA, ma non per vincere lo scudetto, perché il ritmo della Juventus, che alla fine trionferà, è notevole. Poi, a complicare le cose, ecco che l'8 marzo 1984 Dzeko, nel corso di un'amichevole di Brescia, si stira e deve rimanere fuori 5 gare. Dzeko gioca a Brescia ad una temperatura di meno 8 gradi dopo essere rientrato 24 ore prima dal Brasile, dove la temperatura invece era superiore ai 35 gradi. Alla fine Dzeko dichiarerà che era stato un gravissimo errore organizzare quel amichevole, che comunque ha fruttato bei soldoni alla società bianconera. Sta fuori dunque il Galigno 5 giornate. Quando rientra però è ancora condizionato dal grave infortunio e l'Udinese perde qualche colpo, non è più quinta, passa in sesta, poi in settima posizione, ma ancora le carte in regola per poter consolarsi per accedere alla Coppa UEFA, ma nell'ultimo atto, gara contro
Il Milan, davanti a 50.000 persone al Friuli, perde 1-2. È l'ultima volta di Ferrari in panchina. Il tecnico di San Donà, nel frattempo trasferitosi definitivamente a Udine, paga per tutti, paga per colpe non sue. Sicuramente il bel giocattolo si è rotto nella primavera del 1984. Clamoroso è stato il divorzio, senza polemiche comunque, tra Mazza e il suo braccio destro, il general manager Franco Dalcin, che evidentemente si sentiva chiuso nella società bianconera perché oltre a lui operavano anche il figlio di Mazza e il genero del presidente. Ferrari viene esonerato subito dopo la gara con il Milan, anche se l'Udinese deve ancora disputare la gara di ritorno di Coppa Italia, quarti di finale, con il Verona, dopo aver vinto per 2-1 quella di andata. A Verona, in panchina, siede Narciso Soldan, che è stato il secondo di Ferrari, mentre il nuovo allenatore, Luis Vinicio, può assistere il match solamente dalla tribuna. Niente da fare, vince il Verona 1-0 per un rigore realizzato da Iorio. Ferrari si consola accettando l'offerta di allenare il Real Saragozza. È il primo allenatore italiano che allena all'estero, se si eccettua un certo Ettore Trevisan, che ha allenato un po' in tutto il mondo, ma questi aveva la residenza fuori dall'Italia. E con il Saragozza Ferrari si comporta bene, porta con sé Soria, che l'anno prima, 83-84, non poteva giocare perché il suo posto era stato preso proprio da Zico. Suriak, però, che aveva un contratto con l'Udinese sino al 1984, è rimasto a Udine per allenarsi quotidianamente con i bianconeri. A Ferrari bisogna dare anche il merito di aver guidato il Saragozza alla storica affermazione nel 1985 al Bernabeu contro il Real Madrid, e Ferrari viene ricordato come il primo allenatore italiano a aver vinto sul campo del mitico Real di Madrid. Quindi torna in Italia, allena la Triestina, sfiora la promozione anche in Serie A. Con lui ai suoi ordini ritrova il barone Franco Causio. Poi, dopo l'avventura in terra giuliana, ecco che Ferrari allena il Padova con alterna fortuna, quindi va a Palermo in sostituzione di Liguori. Poi nella seconda stagione viene a sua volta sostituito con Gianni Di Marzio, quindi allena Regina, Reggiana, di proprietà dei fratelli Fantinel, Alessandria, Ascoli e Arezzo. Poi è ritornato alla Triestina, non più in veste di allenatore, ma in veste di direttore generale, quando il club giuliano era di proprietà di Stefano Fantinel.